quanti sposi? Sono parecchi, ci sono un migliaio, mi pare come pesce. Uno e tre, no? Uno e tre. Come presidente. Sono tanti. Presidenti, la domanda è questa, insomma, chiudendo questo stucchevole, questa questione Perrone, fa rumore questa cosa di Perrone, questa vicenda di Perrone, perché per due motivi. Primo, nel calcio. No, perché nel calcio, come in ogni altra attività, si dimettono in pochi, se ne vanno in pochi, no? E quindi fa rumore per questo. Fa rumore perché magari questa sua scelta è arrivata il 16 luglio, magari poteva arrivare, i matrimoni finiscono. È arrivata praticamente quasi con la sposa sull'altare, per usare un termine che a volte insomma viene spesso usato per il calcio e per i paragoni. Detto questo, la domanda è Presidenti, quando avete chiesto all'Odito di firmare di nuovo, potete dirci un mese fa sì. La volta attenta, scusate, voglio dire, lo stadio era stato inquadrato proprio in quest'ottica, altrimenti avremmo fermato qualsiasi tipo di attività relativamente a questo. E cosa accadrà con questo? Adesso è gioco forza, io penso che in questa situazione, adesso anche il mister che è venuto altri giorni sostanzialmente debba prendere un attimo contezza di qual è la situazione, la struttura, i rapporti, e in base a quello poi faremo delle analisi e prenderemo delle decisioni. Quindi un mese fa voi avete detto a Perrone, firma, continuiamo il percorso, poi lui ha preso del tempo, perché questo può essere un elemento che fa un attimo venire qualche dubbio, no? Il fatto perché Perrone non ha firmato subito. Perché è andato a lui, ecco, questa è una cosa, scusi, sì. Allora. Però dopo diciamo basta questa storia, sì. Perché non sta diventando irriguardevole nei confronti dell'allenatore. Perché io ritengo che lui oggi sia il miglior allenatore, altrimenti non sta qua. Il problema è questo, io ho una squadra, non io Serenità, così chiariamo, io ho una squadra. La squadra si stabilisce che l'impalcatura principale è Renato. Perché abbiamo giocatori di livello, di livello invidiandoci anche da tante altre squadre. Dopodiché rinnoviamo lo staff. È venuto dal mister, dice allora lei è contattato e dice, il mister è andato a fare sei ragazzi, come tu, come giusto che sia, poi andato a Londra. Noi parlavamo con il suo sì, dei problemi di mercato. Quindi riunioni finite di notte, dove tutti sempre la venuta, e i giorni, questo sì, quello no, così, tutta questa roba che facciamo, questo confermiamo, quello non confermiamo, tutta sta roba che una volta sì, una volta no. Perché poi uno a Roma dicono devi pure fare pace col cervello, ogni tanto, perché poi dopo. Allora, alla fine, insomma, basta sta roba. Per noi si organizzano i ritiri, si organizzano le cose, per noi il problema era chiuso, poi c'era da sistemare alcuni reparti, tra l'altro affronteremo adesso con l'allenatore, di alcune figure, quindi ci sarà la lista. Io alla fine l'ultima volta gli ho detto, scusate, per evitare discussioni, non discussioni, dire, fraintendimenti, fate la lista mettendo le priorità, numero uno disso, numero due perché, perché una volta dice una cosa, una volta dice un'altra, io ne stiamo al mercato delle vacche, uno arriva di. Allora, mi fai una lista e dici, io vorrei il primo questo, secondo me, quindi questa è la ancora questa lista non abbiamo mai avuto, ma non c'era Perrone, perché Perrone stava fuori. Quindi alla luce di questo però, scusa. Dopodiché è tornato Perrone, abbiamo avuto un colloquio serale da cena con noi, ci siamo lasciati senza nessun problema, perché erano ancora siamo a cena, ci vediamo domani, mi dice, a partire dopo, mi chiama mia cognata, la seconda, che cosa? Dice che Perrone dice, non vai, mi dico, come vai, mi dico? E dice sì, abbiamo comunicato che lui se ne va. E io dico, vabbè, che è successo? Questa è la fotografia. Siccome ho un indirizzo psicologico, io a un certo punto l'ho chiamato Perrone, scusi Perrone, ma noi gli diciamo, ma che è successo? Ma no, lei lo sa, poi lo vedremo, ma sa che cosa, scusi, mi dica, non lo so. Quello, se frasi fatte, quelle che poi le sono comunicate, no? Quali sono i problemi? Dico, scusi, ma quali sono i problemi? E no, ma intanto, ma io già da qualche anno fa me ne devo andare, poi non me ne sono andato. Dico, capito, ma qual è il problema? Ho capito. E ho detto, vabbè, ho capito il problema, ho capito, andiamo a fare qualche altra cosa.
alla luce di tutta questa storia, sì, che analitica, no? I collaboratori, Susini, Mariotto, lo staff di Perù, che fine fanno? Che fine sono? A me lo dice a me che fine fanno? No, nel senso, sto qua apposta io. Per voi continueranno il percorso? Lei, ma scusi, io sto qui apposta, perché dopo sti fatti, scusi, ma noi poi, diciamo, i collaboratori li rinnoviamo? Domanda, perché non so i miei collaboratori. Sì, bene. Allora, il contratto, trattative, cose, va tutto a posto, eccetera. Adesso, secondo me, no, il mister, guardi che correttezza ha, è venuto, ci sono mio marito, e noi ci abbiamo qui persone che stavano lì. Adesso, secondo voi, io che dovrei fare? Dite voi. Allora, se n'è andato, i soli, cioè, se n'è andato, non è mai venuto, perché non ha mai firmato il contratto, e non è mai venuto. Si è preso il giorno prima. Se aveva queste intenzioni, ci votavo prima, qualche mese prima, no? Così è.